Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio quasi accanto alla grande chiesa di San Pio da Pietrelcina per leggervi una testimonianza che è arrivata dalla signora Maria Izzo di Certaldo. Siamo in provincia di Firenze. Ecco, vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica a cui voi potete fare riferimento per inviare tutti i vostri messaggi, le vostre testimonianze, i vostri racconti, la vostra storia con Padre Pio, come ad esempio è entrato Padre Pio nella vostra vita. Ecco, raccontatecelo. Poi noi avremo modo di riprendere la vostra testimonianza e raccontarvi, e condividerla con tanti, come ad esempio ha fatto la signora Maria Izzo di Certaldo, che dice che insieme a suo marito è stata in pellegrinaggio a Pietrelcina, andando a visitare tutti i luoghi di Padre Pio, quindi la casa natale, la chiesa di Sant'Anna dove è stato battezzato, tutti i vari vicoletti che ha vissuto il piccolo Francesco, poi anche il giovane studente fra Pio da Pietrelcina. Allora, la signora Maria ci racconta che ebbe modo di incrociare una signora che era in vacanza a Pietrelcina, quindi vicino casa dei Forgione. Si parlava di un cucinaro, diceva di professione ciabattino, anche lui si recò in America, ma non ebbe fortuna e si ammalò, divenne cieco e se ne stava un po' di tempo a letto senza speranza. Ma un giorno si accorse che in camera sua entrò Padre Pio. Lo toccò facendogli riacquistare la vista e poco dopo ritornò a casa sua a Pietrelcina. Raccontò tutto quello che gli era successo ai familiari. Purtroppo, racconta la signora Maria Izzo, non se la sentiva, ecco, di scrivere, perché addirittura la signora aveva anche dato il nostro indirizzo per raccontare, ma si è fatta portavoce lei di questo racconto. Poi, altro racconto che la signora Maria Izzo vuole condividere con tutti noi, nel suo paese, a Certaldo, alcuni anni fa. Si tratta di una famiglia ricca di Firenze, due coniugi che avevano un piccolo figliolo storpio, ambedue le gambe, e c'era una signora insieme, quindi parliamo degli anni in cui viveva qui Padre Pio. La accudiva un'altra signora che questa famiglia agiata aveva in casa, una sorta di babysitter, potremmo dire proprio così. I genitori erano atei, ma sentendo parlare di Padre Pio decisero quindi di affrontare questo viaggio e venire qui a San Giovanni Rotondo. Non vollero andare personalmente da Padre Pio, non se la sentirono, ma mandarono proprio questa signora, questa babysitter e il bambino. Padre Pio li ricevette e a lei disse di tornare a Firenze col bimbo, spiegandole come fare, ad esempio usare una fasciatura. E questa signora fece tutto quello che gli aveva indicato Padre Pio. La gamba guarì perfettamente, però l'altra gamba invece non guarì. Ebbe bisogno poi questo ragazzo di vari interventi per essere, scrive la signora, raddrizzata, e poi però guarì, non perfettamente come l'altra, ma guarì. La signora Maria conclude questa sua testimonianza con un altro episodio, sempre di una signora che incontrò questa volta al cimitero, perché era andata a trovare il marito che ormai era morto da anni. E la morte del marito era legata alla vita del figlio. Il figlio che era in gravissime condizioni, venne qui a San Giovanni Rotondo, lo portarono entrambi i genitori e fu proprio Padre Pio che le disse: beh, tuo figlio vivrà. Ed era spacciato, ma il figlio ha continuato a vivere. Purtroppo per qualcuno di voi non andrà bene. Quindi preparatevi alla sofferenza e all'incontro con il Signore. Fu proprio così che, appena tornati a casa, nel suo paese, il papà morì.